Come potete vedere è un degrado che è enorme, un degrado enorme che c'è bisogno dell'intervento dello Stato, della Regione. Noi stiamo qui stamattina ancora una volta per senso di responsabilità, perché il Comitato di Ricola ci ha chiesto ancora una volta di intervenire e stiamo qui cercando di togliere sempre il grosso. Ha parlato così questa mattina l'assessore all'ambiente al comune di Pozzuoli, Franco Cammino, durante l'ennesimo, parziale, intervento di pulizia presso la spiaggia di Licola Mare. Da mesi ormai sotto i riflettori della cronaca e della satira nazionali, in seguito alle segnalazioni a più riprese da parte di Striscia la Notizia, la porzione di litorale flegreo continua a essere oggetto di critiche e di dispute circa le responsabilità di un intervento di bonifica che visibilmente dovrebbe assumere proporzioni immani. Noi continuamente siamo attaccati qua dalla stampa, dai mass media, dicendo che il Comune non interviene. Noi non è che noi interveniamo, il problema di Licola lo ripetiamo ormai, sono 4 anni, che è la quarta volta che facciamo pulizia in 3 anni. Del resto, come per ogni cosa, sarebbe opportuno risalire alle origini, o meglio alla fonte, proprio il caso di dirlo, del problema, dal momento che nel mare di Licola sfocia l'alveo dei Camaldoli, con tutto il flusso di liquami e detriti non rimossi dagli specifici organi di competenza che si porta dietro. Un peso importante, quindi, con cui il Comune di Pozzuoli è tenuto a fare i conti per questioni di responsabilità civica e territoriale, sebbene per l'area dei Maniani sia stato richiesto fortemente l'ausilio della Regione Campania. A dire la verità, la Regione ha preso impegni, solo che non li ha mantenuti. Ha preso impegni di risarcirci eventuali danni che noi abbiamo speso soldi sul bilancio comunale per fare questi interventi. L'assessore all'ambiente si è impegnato più di una volta, l'assessore Romano, di darci, diciamo, un contributo per quelle spese che abbiamo sostenuto in queste 4-5 volte che abbiamo fatto già la pulizia. Intanto, in attesa di una bonifica definitiva dell'area, gli abitanti di Licola, a qualche mese ancora dall'inizio della stagione balneare, non possono che accontentarsi di interventi che almeno consentiranno loro di non inciampare tra un ombrellone e un asdraio in rifiuti di ogni genere e perfino elettrodomestici abbandonati.